Noi abbiamo un rapporto lunghissimo col centro, sono oltre 20 anni, lo ricordavamo prima, il primo contratto che abbiamo fatto per la manutenzione dei motori, dei primi motori a gas. Ora abbiamo inteso cogliere l'opportunità che il capacity market ha offerto agli operatori. Ora, il capacity market credo lo conosciate, ma sostanzialmente consente a Terna di approvvigionarsi dell'energia necessaria nei momenti necessari per tenere bilanciato il sistema. E ovviamente per questo ha fatto delle gare, ha fatto delle aste, noi ci siamo aggiudicati una di queste aste per 20 megawatt. Quindi per rispondere però poi ai requisiti di quel bando abbiamo dovuto fare un revamping sostanzialmente della centrale. Un revamping totale, nel senso che abbiamo tirato via i 4 motori da 100 megawatt e mezzo e ne abbiamo installati 3 da 7,8 megawatt ciascuno. Ora, per cogliere però appieno, sia dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della carbon footprint, abbiamo ritenuto di, come dire, costruire un impianto cogenerativo, perché come avete visto prima noi produciamo molto vapore. E quindi abbiamo messo delle caldaie di recupero, diciamo, sul calore dei fumi che ci consentono, su tutto, con i 3 motori in moto, di avere 9 tonnellate ora di vapore a 271 gradi, quindi anche, diciamo, un vapore di una qualche qualità, che utilizziamo parte per le nostre necessità e l'esubero per il cliente. Questo ci consente, ove mai noi avessimo un assetto base load, quindi ipotizzando 8.000 ore di funzionamento l'anno, avremmo una riduzione delle emissioni di CO2 di 14.400 tonnellate. Ora, la mia presentazione termina qui. Solo 2 parole per, diciamo, per CEPLA, che io ringrazio per questa possibilità di citare. Come dicevo, il nostro rapporto con CEPLA nasce più di 20 anni fa. A distanza di 20 anni non è andato in crisi neanche al settimo, come diciamo. Abbiamo ritenuto che invece, diciamo, è stato sempre un rapporto eccezionale. CEPLA per noi non è un fornitore, è un partner sotto tutti i punti di vista, sia dal punto di vista tecnico, dove voglio dire è nota la sua capacità, ma anche nell'accompagnamento dal punto di vista finanziario. Noi non abbiamo mai avuto nessun tipo di problema, anche quando abbiamo dovuto affrontare questo investimento, già come valore assoluto non è poca cosa per la nostra dimensione aziendale, è sicuramente un investimento molto importante. Ma sotto quel profilo l'accompagnamento che ci ha assicurato CEPLA non è nella normale, come dire, nei normali rapporti commerciali che ci sono tra due aziende. Quindi io davvero vi ringrazio e passo la parola a voi.